Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 2 febbraio 1986. Quando Evelyn entrò, la sua amica disse: Oh, Evelyn, peccato che non sia arrivata 10 minuti prima. Avrebbe visto la mia vicina, la signora Hartman. È venuta a portarmi questa. Mostrò a Evelyn una piccola pianta in un vaso di ceramica bianca a forma di cagnolino. Questa è una lingua di suocera, spiegò. Alla signora Otis invece ha portato un giglio. Ci tenevo tanto a fargliela conoscere. La troverebbe molto simpatica. È sua figlia che mi bagna i gerani, sa? Le ho raccontato tutto di lei. Evelyn si disse dispiaciuta di non averla incontrata e offrì alla signora Threadgood il pasticcino ricoperto di glassa rosa che aveva comprato quella mattina dal fornaio. La signora Threadgood la ringraziò calorosamente e si sedette a mangiare ammirando la sua pianta. Questo cagnolino sembra un cocker, vero? Al mondo non c'è un animale più affettuoso del cocker. Il figlio di Ruth e Iggy ne aveva uno. Ogni volta che ti vedeva si metteva a correre a zigzag e a dimenare la coda, impazzendo per la gioia come se fossi stata via per anni. Anche se eri appena andata dietro l'angolo e ritorno. I gatti si comportano come se non gliene importasse un bel nulla di te. Molte persone sono proprio come i gatti, sa? Sono schive, non si lasciano amare. Iggy era così. Evelyn se ne stupì. Davvero? Disse, affondando i denti nel suo pasticcino. Proprio tale quale un gatto, cara. Quando era al liceo prendeva tutti quanti a pugni e il più delle volte marinava la scuola. Quando ci andava, indossava sempre un vecchio paio di pantalonacci che erano stati di Buddy, ma la metà delle volte preferiva andare nei boschi con Giulia e i suoi amici a caccia e a pesca. Eppure tutti le volevano bene, maschi e femmine, bianchi e neri, e tutti volevano stare con lei. Aveva il sorriso generoso dei Threadgood e quando ne aveva voglia sapeva come farti ridere, aveva tutto il fascino di Buddy. Eppure una parte di lei era selvatica, non lasciava che nessuno le si avvicinasse. Quando si accorgeva di piacere troppo a qualcuno, prendeva e spariva nei boschi. Ha spezzato non so quanti cuori. Sipsi diceva che era così perché sua madre aveva mangiato selvaggina durante la gravidanza e per questo Reggie si comportava come una bestiolina selvatica. Ma quando Ruth venne a vivere con noi, giuro che non ho mai visto una persona cambiare con tanta rapidità. Ruth era di Valdosta, in Georgia. Ed era venuta a Whistle Stop per trascorrervi l'estate e occuparsi delle attività dei giovani battisti della nostra chiesa. Non avrà avuto più di 21 o 22 anni. Aveva capelli tiziano chiaro e occhi castani con ciglia lunghissime ed era così dolce e delicata che tutti si innamoravano di lei a prima vista. Non si poteva farne a meno, era un amore di ragazza e più la conoscevi, più la vedevi bella. Era la prima volta che usciva di casa e all'inizio era timida, un po' spaventata. Non aveva né fratelli né sorelle. Sua madre e suo padre avevano già una certa età quando lei era nata. Suo padre era stato un predicatore in Georgia e credo che l'avesse allevata in modo molto rigoroso. Ma appena la videro i ragazzi della città, che non andavano mai a messa, cominciarono a frequentare la chiesa ogni domenica. Forse lei non si rendeva conto di quanto fosse carina. Era gentile con tutti. E la piccola Iggy era letteralmente affascinata da lei. Doveva avere 15 o 16 anni all'epoca. La prima settimana che Ruth era qui, Iggy la passò appollaiata sul paternostro, guardandola ogni volta che entrava e usciva di casa. Ben presto però cominciò a esibirsi, si appendeva testa in giù, giocava a palla in giardino, oppure tornava a casa con il suo bottino della pesca sopra la spalla, facendo in modo di incontrare Ruth che tornava dalla chiesa. Julian diceva che Iggy non era stata affatto a pescare e che aveva comprato i pesci da qualche ragazzo nero giù al fiume. Commise l'errore di ripeterlo di fronte a Ruth e questo gli costò un paio di scarpe nuove che quella notte Iggy riempì di sterco di vacca. Poi un giorno la mamma disse a Ruth: Ti spiacerebbe provare a vedere se riesci a convincere la mia bambina a sedersi come un essere umano e a cenare con noi? Ruth andò a chiedere a Iggy, che in quel momento era sul suo ramo preferito, intenta a leggere la rivista del detective, se per favore voleva cenare a tavola quella sera. Iggy non la guardò, ma rispose che ci avrebbe pensato. Eravamo seduti e avevamo appena finito di recitare la preghiera, quando Iggy entrò in casa e andò al piano di sopra. La sentimmo muoversi in bagno e far scendere l'acqua, e dopo 5 minuti Iggy, che non mangiava quasi mai con noi, ridiscese le scale. La mamma ci guardò e bisbigliò: Ragazzi, vostra sorella si è presa una cotta e non voglio assolutamente che ridiate di lei. Sono stata chiara? Promettemmo che non avremmo riso, ed ecco entrare Iggy con la faccia tutta pulita e i capelli lisciati con della vecchia brillantina che aveva trovato nell'armadietto delle medicine. Cercammo di non ridere, ma era davvero uno spettacolo.
Ruth le domandò se volesse dei fagiolini e lei divenne paonazza. La prima a cominciare fu Patsy Ruth, poi fu la volta di Mildred. Come ho già detto, io seguivo sempre a ruota, così toccò a me e poi a Julian, che non riuscendo a controllarsi un solo istante di più, sputò il purè addosso alla povera Essie Roux, che gli stava seduta di fronte. Fu terribile, ma inevitabile. «Potete alzarvi, ragazzi», disse la mamma, e noi tutti corremmo in salotto e ci rotolammo per terra da ridere. Patsy Ruth si fece pipì nelle mutandine. Ma la cosa più divertente fu che Iggy era talmente emozionata all'idea di essere seduta accanto a Ruth che non capì di che cosa stavamo ridendo, perché quando passò davanti al salotto, infilò dentro la testa e disse: «È maleducato andarsene quando ci sono ospiti a tavola». E naturalmente questo scatenò di nuovo le nostre risa. Da allora Iggy cominciò a comportarsi come un cucciolo addomesticato. Credo che anche Ruth si sentisse sola quell'estate. E Iggy sapeva farla ridere. Avrebbe fatto qualunque cosa per divertirla. La mamma diceva che per la prima volta nella vita di Iggy riusciva a comandare la bacchetta. Bastava che mandasse Ruth. Iggy sarebbe saltata giù da una montagna se fosse stata Ruth a domandarglielo, e ne ero convinta anch'io. Era la prima volta dalla morte di Buddy che rimetteva piede in chiesa. Dove c'era Ruth, là c'era anche Iggy. Era una cosa reciproca, si piacevano l'una all'altra, e ogni sera le sentivamo ridere sedute sul dondolo sotto il portico. Persino Sip si prendeva in giro Iggy. Quando la incontrava da sola le diceva: «Ti ha morso il tarlo d'amore, ti ha morso il tarlo d'amore». Ci divertimmo un mondo quell'estate. Ruth, che tendeva a essere piuttosto riservata, dopo qualche giorno cominciò a giocare con noi, e ben presto, ogni volta che Essie Roux si metteva al piano, anche lei si univa al coro. Eravamo felici. Ma un pomeriggio la mamma mi disse che non osava immaginare che cosa sarebbe successo quando alla fine dell'estate Ruth fosse tornata a casa sua. Whistle Stop, Alabama, 18 luglio 1924. Ruth era a Whistle Stop da 2 mesi quando, quel sabato mattina, qualcuno bussò alla finestra della sua camera da letto. Erano le 6. Ruth aprì gli occhi e vide Iggy seduta tra i rami del Paternostro che le faceva segno di aprire. Ruth si alzò, mezzo addormentata. «Come mai sei in piedi così presto? Mi avevi promesso che oggi saremmo andate a fare un picnic». «Lo so, ma non possiamo aspettare più tardi, è sabato». «Ti prego, me l'avevi promesso. Se non vieni subito, salterò giù dal ramo e mi ucciderò. E allora che cosa farai?» Ruth rise. «E va bene, devo chiamare anche Patsy Ruth, Mildred e Essie Roux?» «No, no, no. Non credi che sarebbe carino?» «No, ti voglio tutta per me, per favore, voglio mostrarti una cosa». «Non vorrei che si offendessero, Iggy». «Oh, non si offenderanno. Tanto lo so che non vogliono venire. Gliel'ho già chiesto e mi hanno risposto che preferiscono stare a casa nel caso vengano a trovarli i loro stupidi fidanzati». «Sei sicura?» «Sicuro che sono sicura», mentì Iggy. «Lo diciamo a Ninni e Julian, allora?» «Hanno da fare oggi, sbrigati. Ruth, Sip si è già preparato il cestino. Se non vieni, mi butterò giù dal ramo e avrai la mia morte sulla coscienza. Io sarò sottoterra e allora ti dispiacerà di non essere venuta al picnic con me». «E va bene, lasciami almeno il tempo per vestirmi». «Muoviti, non metterti elegante, infilati qualcosa e basta. Ci vediamo alla macchina». «Andiamo in macchina? Perché no?» «Come vuoi». Iggy aveva dimenticato di riferire che alle 5 di quella mattina era sgattaiolata in camera di Julian e gli aveva rubato dalle tasche i pantaloni le chiavi della Ford T, quindi era estremamente importante partire prima che lui si svegliasse. Andarono in un posto che Iggy aveva scoperto anni prima, vicino a Dub Springs Lake, dove c'era una cascata che precipitava in un ruscello cristallino pieno di bellissimi sassi, marrone e grigi, tondi e lisci come uova. Iggy distese la coperta e prese il cestino dalla macchina. Si comportava in modo molto misterioso. «Ruth», disse infine, «se ti mostro una cosa, prometti che non lo dirai mai a nessuno?» «Che cosa mi vuoi mostrare? Giuri, non lo dirai mai ad anima viva?» «Giuro, ma che cos'è?» «Ora vedrai». Iggy infilò la mano nel cestino da picnic e ne estrasse un barattolo di vetro vuoto. «Andiamo», disse, e si addentrarono per più di 1 chilometro nei boschi. Iggy indicò un albero. «Eccola!» esclamò. «Ma che cosa?» «Quella vecchia quercia laggiù!» «Ah!» Prese Ruth per mano e si misero a camminare verso sinistra. A una trentina di metri dalla quercia si fermò dietro un albero e disse: «Adesso, Ruth, qualunque cosa succeda, non muoverti di qui. Che cosa vuoi fare? Tu guarda e basta, hai capito? E stai muta come un pesce, non fare alcun rumore, mi raccomando». Iggy, che era a piedi scalzi,
Cominciò a camminare verso la quercia e, giunta più o meno a metà strada, si girò per vedere se Ruth la stesse guardando. Quando fu a 3 metri dall'albero, controllò di nuovo che la sua spettatrice fosse vigile. Poi fece la cosa più strana di questo mondo. In punta di piedi raggiunse l'albero, canticchiando a bassa voce, e infilò la mano che stringeva il barattolo nel buco in mezzo al tronco. All'improvviso Ruth sentì un ronzio e il cielo venne oscurato da uno sciame di api furiose. In meno di un secondo Iggy era coperta dalla testa ai piedi da migliaia di insetti, ma rimase immobile e dopo un minuto estrasse lentamente la mano dall'albero e si incamminò senza fretta verso Ruth, continuando a canticchiare. Quando l'ebbe raggiunta, le api erano quasi tutte volate via e quella che era stata una figura completamente nera adesso era tornata a essere la solita Iggy, con un sorriso da un orecchio all'altro e nella mano un barattolo pieno di miele selvatico. Lo offrì a Ruth, per lei, signora. Ruth, che aveva creduto di impazzire dalla paura, scoppiò in lacrime. Pensavo che fossi morta! Come ci sei riuscita? Avrebbero potuto ucciderti! Oh, non piangere. Mi dispiace di averti spaventata. Non vuoi il miele? L'ho preso apposta per te. Per favore, non piangere. Va tutto bene. Lo faccio sempre, non mi pungono mai. Dico sul serio. Non appoggiarti all'albero, ti stai sporcando tutta. Porse a Ruth il fazzoletto azzurro che aveva nella tasca dei calzoni. Ruth tremava ancora, ma si soffiò il naso e si spazzolò il vestito con le mani. Iggy cercò di rallegrarla. Pensa, Ruth, non l'avevo fatto per nessun altro prima d'ora, e nessuno al mondo sa che posso riuscirci all'infuori di te. Volevo soltanto che avessimo un segreto, tutto qui. Ruth non rispose. Oh, mi dispiace, Ruth, non essere arrabbiata con me, ti prego. Arrabbiata? Ruth la abbracciò. Oh, Iggy, non sono affatto arrabbiata con te. È che non so che cosa farei se dovesse succederti qualcosa, davvero non lo so. E il cuore di Iggy cominciò a battere così forte che per poco lei non cadde lunga distesa per terra. Quando ebbero mangiato l'insalata di pollo e patate e quasi tutti i biscotti con il miele, Ruth si appoggiò all'albero e Iggy le posò la testa in grembo. Sai, Ruth, sarei pronta a uccidere per te. Se qualcuno ti facesse del male, lo ammazzerei in men che non si dica, senza pensarci 2 volte. Oh, Iggy, è una cosa terribile quella che hai detto. Niente affatto. È meglio uccidere per amore che per odio, non credi? Secondo me non bisogna uccidere per alcun motivo. E va bene, vorrà dire che morirò per te. Che cosa te ne pare? Non pensi che si possa morire per amore? No. Gesù Cristo l'ha fatto. Ma è diverso. Non è vero. Potrei morire anche adesso e non me ne importerebbe. Sarei l'unico cadavere in questo mondo con il sorriso sulle labbra. Oh, non essere sciocca. Oggi avrei potuto morire, non è così? Ruth le prese la mano e le sorrise. La mia Iggy è un'incantatrice d'api. E questo che sono? Proprio così. Avevo sentito dire che c'erano persone capaci di farlo, ma non ne avevo mai viste prima di oggi. È una cosa brutta? No, è meravigliosa, non lo sapevi? Pensavo che fosse una cosa strana. No, è bellissimo. Ruth si chinò su di lei e le mormorò all'orecchio. Sei un'incantatrice d'api, Iggy Threadgood, una vecchia incantatrice d'api. Iggy le sorrise e guardò il cielo azzurro che si rifletteva nei suoi occhi. Si sentiva felice come si può essere soltanto quando ci si innamora in tempo d'estate. Whistle Stop, Alabama, 29 agosto 1924. È strano come molte persone stiano per un po' di tempo accanto a qualcuno e comincino gradualmente a innamorarsene senza neppure rendersene conto. Ma Ruth se ne accorse nel momento stesso in cui le accadde. Quando Iggy le aveva sorriso e le aveva offerto quel barattolo di miele, tutti i sentimenti che lei aveva cercato di tenere a freno le erano esplosi dentro e in quel momento aveva capito di amare Iggy con tutto il suo cuore. Era per questo che era scoppiata a piangere quel giorno. Non aveva mai provato nulla di simile prima e sapeva che probabilmente non le sarebbe più successo neppure in futuro. Adesso, un mese più tardi, era proprio a causa di quell'amore che si sentiva obbligata ad andarsene. Iggy era una sedicenne con una cotta e di certo non sapeva neppure lei quello che diceva. Non aveva idea, quando pregava Ruth di restare a vivere per sempre con loro, di quello che le chiedeva. Ma Ruth lo sapeva bene e per questo voleva andarsene. Lei stessa non capiva come mai Iggy le fosse più cara di ogni altra persona al mondo, ma era così. Aveva pregato, aveva pianto, ma l'unica soluzione era tornare a casa e sposare Frank Bennett, il giovane con cui era fidanzata, e cercare di essere una buona moglie e una buona madre.
Ruth era sicura che, nonostante quello che Iggy diceva, prima o poi la cotta le sarebbe passata e la sua vita sarebbe continuata come se niente fosse. Avrebbe fatto l'unica cosa sensata. Quando dissi a Iggy che la mattina dopo sarebbe partita, Iggy si disperò. Adesso era in camera sua che rompeva ogni cosa, gridando così forte che la si poteva sentire in tutta la casa. Ruth era seduta sul letto a torcersi le mani quando la mamma entrò. Per favore, Ruth, vai a parlarle. Non lascia entrare nella stanza nemmeno suo padre, e i suoi fratelli non osano mettersi di mezzo, ho paura che possa fare del male a se stessa. Si udì un altro tonfo. La mamma guardò Ruth con occhi supplichevoli. È come un animale ferito. Non vorresti cercare di calmarla un pochino, per favore? Si affacciò alla porta. Ninni. Mamma, è Siriu, dice che Iggy ha rotto la lampada. Guardò Ruth con espressione di scusa. Secondo me è sconvolta perché tu te ne vai. Ruth percorse tutto il corridoio. Julian, Mildred, Patsy. Patsy, Ruth ed Siriu erano nascosti dietro la porta delle stanze da letto e i loro occhi la seguirono fino alla camera di Iggy. Mamma e Ninni rimasero all'altro capo del corridoio. Ninni si tappava le orecchie con le mani. Ruth bussò gentilmente alla porta di Iggy. Maledizione, lasciatemi in pace! Gridò Iggy dall'interno e scagliò qualcosa che andò a infrangersi contro l'uscio. La mamma si schiarì la gola. Ragazzi, perché non scendete ad aspettare in salotto così Ruth e Iggy avranno un po' di privacy? Li invitò. Si precipitarono tutti e sei giù per le scale. Ruth continuò a bussare alla porta. Sono io, Iggy. Vattene. Ti voglio parlare. No, lasciami sola. Non fare così, ti prego. Levati dai piedi e subito. Qualcos'altro colpì l'uscio. Fammi entrare. No. Ti prego, Iggy. No. Iggy, apri immediatamente questa dannata porta. Dico sul serio, mi hai sentita? Ci fu un istante di silenzio, poi la porta si schiuse lentamente. Ruth entrò e la tirò dietro di sé. Vide che Iggy aveva rotto ogni cosa, alcuni oggetti addirittura due volte. Perché ti comporti così? Lo sapevi che prima o poi sarei dovuta partire. Allora perché non posso venire con te? Te l'ho già detto. Allora resta qui tu. Non posso. Ma perché no? Gridò Iggy con tutto il fiato che aveva nei polmoni. Ti spiace smetterla di strillare? Stai mettendo in imbarazzo me e tua madre, ti si sente fin dal giardino. Non me ne importa! A me sì, però, perché ti comporti come una neonata. Perché ti voglio bene, tu non devi partire. Sei uscita di senno, Iggy? Che cosa dirà la gente di una ragazza della tua età che si comporta come un'indemoniata? Non me ne importa! Ruth cominciò a raccogliere le varie cose. Perché vuoi sposare quell'uomo? Ti ho già detto anche questo. Perché? Perché lo voglio, ecco perché. Tu non lo ami. Sì che lo amo. No, invece, è me che ami e lo sai benissimo. Iggy, lo amo e ho intenzione di sposarlo. A questo punto Iggy uscì veramente di senno e cominciò a ululare in preda alla collera. Sei una bugiarda e io ti odio. Spero che tu muoia e non voglio mai più vederti per tutta la vita. Ti odio. Ruth la prese per le spalle e la scosse più forte che poté. Ti odio, spero che tu marcisca all'inferno, strillò Iggy con il viso rigato di lacrime. Smettila, mi hai sentita? Disse Ruth, e prima di poterselo impedire aveva schiaffeggiato Iggy sul viso con tutte le sue forze. Iggy la guardò, stravolta e ammutolita. Rimasero a fissarsi per un lungo momento e Ruth desiderò più di ogni altra cosa al mondo di poterla stringere forte tra le braccia, ma se l'avesse fatto non sarebbe più stata in grado di lasciarla andare. Così fece la cosa più difficile di tutta la sua vita, voltò le spalle a Iggy e se ne andò, chiudendosi dietro la porta. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 9 febbraio 1986. Evelyn aveva portato una scatola di tacos comprati in un negozio trisolati da casa sua e la signora Threadgood era affascinata. È il primo cibo straniero che abbia mai mangiato, a parte gli spaghetti franco-americani. E mi piace. Guardò il taco che teneva in mano. È grande più o meno come un hamburger, non trova? Evelyn era ansiosa di sapere di più su Ruth e cercò di cambiare argomento. Signora Threadgood, Ruth finì per lasciare Whistle Stop quell'estate o per restare? Erano grandi come un biscotto e sopra c'erano delle cipolle fritte. Che cosa? Gli hamburger! Sì, è proprio vero, avevano sopra delle cipolle fritte. Ma Ruth? Ruth che cosa? So che deve essere tornata indietro, ma andò a casa sua quell'estate?
E come se lo fece, sa? Se ne compravano 4 o 5 per un quarto di dollaro. Chissà se è ancora così. Ne dubito. Quando partì? Quando? In luglio, o forse agosto. Anzi, era senz'altro agosto, adesso lo ricordo bene. È sicura di voler parlare di Ruth? Non le do mai modo di raccontare qualcosa di se stessa, sono sempre io a chiacchierare. Mi sta bene così, signora Threadgood, vada avanti. È sicura di voler sapere tutte queste vecchie cose? Oh, sì. E va bene. Quando arrivò la fine di agosto, mamma e papà chiesero a Ruth di restare per aiutare Iggy in quell'ultimo anno di liceo. Erano disposti a pagarla purché non se ne andasse. Ma Ruth rispose che non poteva. Affermò di essere fidanzata con un ragazzo a Valdosta e di doversi sposare quell'autunno. Ma Sipsi disse alla mamma che, nonostante la ragazza dicesse il contrario, in realtà non aveva alcuna voglia di tornare in Georgia. Secondo Sipsi, il suo cuscino la mattina era sempre inzuppato di lacrime perché Ruth aveva pianto tutta la notte. Non so che cosa Ruth disse a Iggy la sera prima di partire, ma sentimmo Iggy entrare nella sua stanza e qualche minuto più tardi scoppiò l'inferno. Neppure un ciuco rinchiuso in una stalla di lamiera avrebbe potuto fare tanto baccano. Iggy aveva preso una delle coppe che Buddy aveva vinto a football e aveva rotto tutti i vetri e qualunque altra cosa fosse riuscita a trovare. Un vero scempio. Non mi sarei avvicinata alla sua porta nemmeno se mi avessero pagata a peso d'oro. La mattina dopo Iggy non uscì sotto il portico per dire addio a Ruth. Prima se n'era andato Buddy, adesso lei. Era troppo. Il giorno dopo sparì e non tornò mai più a scuola. Le mancava un solo anno al diploma. Ogni tanto tornava a casa. Venne quando papà ebbe l'attacco di cuore e anche per il matrimonio di Julian e delle sorelle. Big George era l'unico a sapere dove vivesse e non l'avrebbe mai tradita. Ogni volta che la mamma aveva bisogno di lei, lo diceva a Big George e lui prometteva di trasmettere a Iggy il messaggio se gli fosse capitato di incontrarla. Ma il messaggio giungeva sempre a destinazione e lei arrivava puntualmente a casa. Naturalmente ho le mie teorie su dove fosse andata ad abitare. Club della pesca Wagon Wheel, Fiume Warrior, Alabama. Proprietario J. Bates. 30 agosto 1924. 12 chilometri a sud di Whistle Stop, svoltando a sinistra sulla strada che costeggia il fiume e percorrendo altri 3 chilometri, ci si imbatteva in un'insegna inchiodata a un tronco e tutta bucherellata dalle pallottole. Sopra c'era scritto Club della Pesca Wagon Wheel, con una freccia che indicava una strada sabbiosa. Iggy andava laggiù con Buddy fin da quando aveva 8 anni. Era stata lei ad avvertire Eva che Buddy era morto, perché Iggy sapeva che Buddy era innamorato di lei. Buddy aveva conosciuto Eva quando lui aveva 17 anni e lei 19. Buddy sapeva che lei aveva dormito con molti uomini fin dall'età di 12 anni, senza mai pentirsene, ma non gliene importava. Eva era generosa del proprio corpo, come di tutto il resto, a differenza delle ragazze battiste di Whistle Stop. La prima volta che lo aveva portato a letto, lo aveva fatto sentire un uomo. Alta, con il petto prorompente, i capelli color ruggine e gli occhi verde mela. Eva portava sempre collanine colorate e si dipingeva le labbra di rosso, anche per andare a pescare. Non conosceva il significato della parola vergogna ed era una vera amica per il sesso maschile. Non era il tipo di ragazza che un uomo avrebbe presentato alla madre, ma Buddy aveva deciso di provarci. Una domenica l'aveva portata a pranzo a Whistle Stop e le aveva mostrato il negozio di papà e le aveva preparato un frappè. Buddy non era uno snob, ma Leona sì, e quando vide Eva per poco non svenne seduta al tavolo. Eva, che non era una sciocca, più tardi disse a Buddy che le aveva fatto piacere conoscere i suoi, ma le piaceva di più incontrarsi con lui giù al fiume. Tutti i ragazzi della città dicevano battutacce su di lei, ma non in presenza di Buddy. Era vero che Eva aveva dormito con chiunque le andasse a genio e ogni volta che aveva voluto, ma nonostante quello che la gente poteva dire o pensare, quando si innamorava diventava fedele come nessun'altra. Adesso apparteneva a Buddy e per quanto a Buddy piacesse flirtare con questo o con quella, anche lui apparteneva a Eva. Tutti e due lo sapevano e il resto contava assai poco. Eva aveva la fortuna di infischiarsene di quello che la gente pensava di lei. L'aveva imparato da suo padre, Big Jack Bates, un contrabbandiere a tempo perso che pesava almeno 150 chili e amava divertirsi. Quando si trattava di mangiare e bere, era in grado di battere chiunque altro nella contea. Iggy pregava sempre Buddy di portarla al fiume con sé e ogni tanto lui l'accontentava.
Il club della pesca era solo una vecchia baracca con delle lampadine blu appese sotto il portico, un paio di insegne arrugginite della Royal Crown Cola e una pubblicità sbiadita degli pneumatici Goodyear inchiodata alla porta. Sul retro c'erano delle baracche più piccole, con il portico e la zanzariera. Tuttavia, Igi si divertiva sempre quando il fratello ce la portava. Durante il fine settimana c'era sempre un gran numero di persone al club. Suonavano musica, ballavano e bevevano tutta la notte. Igi si sedeva con Buddy e Big Jack e guardava Eva, che era in grado di ballare per ore e ore di seguito. Una volta Buddy indicò Eva e disse: "Guardala bene, Igi, quella è una donna." E varrebbe la pena di vivere anche solo per lei e per la sua testa di capelli rossi. Big Jack, che adorava Buddy, rise, gli diede una manata sulla schiena e disse: "Credi di essere abbastanza maschio per la mia bambina, ragazzo?" "Ci sto provando, Big Jack, ci sto provando. Forse perirò nel tentativo, ma di certo non mi arrenderò." Dopo un po' Eva veniva, prendeva Buddy per mano e lo portava nella sua baracca. E Igi restava seduta con Big Jack e lo guardava mangiare. Una sera divorò 7 bistecche e 4 piatti di purè. Poi Buddy e Eva tornavano e i due fratelli rientravano a casa. Sulla via del ritorno lui continuava a ripetere: "Amo quella ragazza Igi, l'amo davvero." E lei non aveva mai avuto dubbi. Ma tutto questo era successo 9 anni prima. E quel giorno Iggy chiese un passaggio a un pescatore che la scaricò all'altezza dell'insegna inchiodata all'albero. Il giorno precedente Ruth era tornata in Georgia e Iggy non sopportava più di stare a casa. Era quasi buio quando arrivò al cancello bianco con le due enormi ruote di carro. Poteva già sentire la musica e vide 5 o 6 auto parcheggiate fuori. Le lampadine blu erano accese. Le venne incontro un cagnolino con 3 sole zampe. Iggy capì subito che apparteneva a Eva. Non era capace di mandare via nessuno. C'erano sempre almeno 20 gatti randagi intorno alla baracca e Eva dava loro da mangiare. Apriva la porta sul retro e buttava gli avanzi in cortile. Buddy diceva che se c'era un randagio nel raggio di 80 chilometri, prima o poi finiva sempre a casa di Eva. Era da un pezzo che Igi non andava al fiume. Il posto non sembrava molto cambiato. Le insegne di latta erano un po' più arrugginite, un paio di lampadine blu erano bruciate, ma la gente all'interno rideva e ballava come sempre. Quando entrò, Eva era seduta a un tavolo e stava bevendo birra con degli uomini. La vide immediatamente e balzò in piedi. "Mio Dio, guardate che cosa ci ha portato la cicogna!" Indossava un maglioncino di angora rosa guarnito da perline e orecchini anch'essi rosa. Il rossetto era rosso fuoco, come sempre. "Papà!" gridò a Big Jack, che si trovava in cucina. "C'è Iggy!" E poi, correndo ad abbracciarla: "Vieni qui, vecchia cagna randagia, dove sei stata tutto questo tempo? Pensavamo che i lupi ti avessero sbranata." Big Jack uscì dalla cucina. Era ingrassato di almeno 20 chili dall'ultima volta che Iggy l'aveva visto. "Guarda, guarda chi c'è! La nostra piccolina è tornata! Sono contento di vederti." Eva la prese per le spalle e la squadrò. "Santo cielo, sei alta e secca come un manico di scopa. Adesso ci penso io a farti ingrassare." Anche Big Jack la stava scrutando. "Accidenti a lei se non assomiglia ogni giorno di più a Buddy. Non pare anche a te, Eva?" "Altro che." Eva sospinse Iggy verso il tavolo. "Ragazzi, vi presento un'amica. Questa è Iggy Threadgood, la sorellina di Buddy. Siediti, tesoro, e bevi qualcosa. Ma ce l'hai l'età per bere?" Scrollò le spalle. "Al diavolo, un bicchierino non ha mai fatto male a nessuno, non è vero, ragazzi?" Furono tutti d'accordo. Appena si fu calmata, Eva si accorse che in Igi c'era qualcosa che non andava. "Ehi, gente," disse dopo un po', "perché non ve ne andate a quell'altro tavolo? Voglio parlare un po' con la mia amica." "Che cosa ti prende, bella? È l'aria di qualcuno che ha appena perso un tesoro." Igi negò che ci fosse qualcosa e, dopo aver ordinato ancora da bere, si sforzò di essere allegra. Alla fine si ubriacò e si mise a ballare con gli altri facendo cose pazze. Eva la guardava senza dire nulla. Verso le 9, Big Jack la fece sedere e mangiare qualcosa. Ma alle 10 Iggy era già tornata a ballare. Eva si rivolse al padre, anche lui preoccupato. "È meglio lasciare che si sfoghi, che faccia quello che le pare." 5 ore più tardi, Iggy, che si era fatto una carrettata di nuovi amici, stava tenendo banco raccontando storielle. Poi qualcuno suonò una canzone popolare che parlava di un amore perduto e Iggy interruppe una storiella a metà, appoggiò la testa sul tavolo e pianse. Eva, anche lei alticcia, era da tutta la sera che pensava a Buddy e scoppiò a piangere pure lei. Il gruppo si allontanò cercando posto a un tavolo più allegro. Verso le 3 del mattino Eva disse: "Vieni con me." E dopo aver messo un braccio intorno alle spalle di Gigi, la portò nella sua baracca e la mise a letto.
Eva non sopportava di vedere qualcuno soffrire in quel modo. Rimase seduta accanto a Iggy ancora in lacrime e le disse: «Io non so per chi tu stia piangendo, tesoro, ma posso dire che non ha importanza, perché ti passerà. Cerca di calmarti, hai bisogno soltanto di amore, tutto qui. Vedrai che presto ti sentirai meglio, c'è qui la tua Eva». E spense le luci. Eva ignorava molte cose, ma sapeva tutto sull'amore. Iggy visse al fiume, sebbene con qualche sporadica interruzione, per i 5 anni successivi. Eva c'era sempre quando lei ne aveva bisogno, proprio come c'era sempre stata per Buddy. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistlestop, Alabama, 28 novembre 1935. Un amico si riconosce nell'ora del bisogno. L'altra notte Bill Ferrovia ha gettato 17 prosciutti dal treno che rifornisce il governo e, da quanto ho capito, i nostri amici di Trutville hanno avuto un ricco ringraziamento. Lo spettacolo teatrale Storia di Whistlestop, presentato alla scuola, ha ricordato a tutti noi che gli indiani che vivevano da queste parti erano un popolo fiero e coraggioso, soprattutto il grande capo Siakaga della tribù dei Piedineri, alla quale appartenevano queste terre. PS. Iggy dice che Sipsy, la cuoca di colore, è riuscita a far crescere nell'orto di casa Threadgood uno stelo di gombo alto 2 metri e 20 centimetri e lo ha portato al caffè. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama. 16 febbraio 1986. Evelyn aveva portato un assortimento di biscotti in Nabisco, sperando di rallegrare la suocera, ma quella aveva detto no, grazie, i biscotti non le piacevano. Per cui Evelyn li portò in fondo al corridoio alla signora Threadgood, che fece loro invece ben altra accoglienza. «Potrei mangiare biscotti allo zenzero e wafer per tutta la giornata, lei no?» Evelyn sfortunatamente dovette rispondere di sì. Masticando il suo biscotto, la signora Threadgood abbassò lo sguardo sul pavimento. «Sa, Evelyn, non mi piacciono proprio i pavimenti di linoleum, e qui ci sono soltanto pavimenti di linoleum grigio. Visto che in questo posto circolano soltanto vecchi in pantofole, sempre lì lì per scivolare e rompersi il femore, potrebbero mettere per terra anche qualche tappeto, non trova?» Io ne avevo uno fatto all'uncinetto in salotto. Ho dato a Norris le mie scarpe nere con i lacci perché le portasse dal calzolaio e ci facesse mettere una suola di gomma, e non le levo da quando mi alzo dal letto fino all'ora di coricarmi. Non ho intenzione di rompermi il femore io. Quando succede è la fine. Questi vecchi se ne vanno tutti a letto alle 7:30 di sera, qualcuno alle 8. Io non ci sono abituata, non mi sono mai coricata prima che passasse il treno delle 10:20 per Atalanta. Naturalmente mi infilo tra le lenzuola alle 8 e spengo la luce per non disturbare la signora Otis, ma non mi riesce di addormentarmi finché non sento il fischio del treno delle 10:20. Lo si sente anche qui, sa? O forse mi sembra solo di sentirlo. Comunque sia, prima non riesco a chiudere occhio. È un bene che i treni mi piacciano, perché Whistlestop è stata sempre solo una cittadina ferroviaria e Trutville non era che un mucchio di baracche intorno alla chiesa battista del Monte Zion, dove andava Sipsy. Per nulla al mondo avrei rinunciato ai treni. Che cosa avrei fatto in tutti questi anni? Non c'era ancora la televisione. Mi sedevo lì e cercavo di indovinare da dove venissero le persone sedute dentro e dove stessero andando. Ogni tanto, quando Cleo riusciva a risparmiare qualche soldo, portava me e i bambini sul treno e andavamo fino a Memphis e ritorno. Jasper, il figlio di Big George e Onsel, faceva servizio sulle carrozze e ci trattava come il re e la regina di Romania. Jasper divenne addirittura presidente del sindacato degli inservienti delle carrozze letto. Lui e suo fratello Artis si erano trasferiti a Birmingham quando erano ancora giovanissimi, ma Artis finì 2 o 3 volte in prigione. È buffo, ma non si sa mai come verrà su un bambino. Prende il figlio di Ruth e Iggy, per esempio. Ha vissuto in un modo che avrebbe potuto rovinare molti, ma non lui. Finché una persona non viene messa alla prova, non si può mai sapere che cosa ha in cuore. Caffè di Whistlestop, Whistlestop, Alabama, 16 giugno 1936. Appena sentì le voci lungo la ferrovia, Iggy capì che qualcuno si era fatto male. Guardò fuori e vide Biddy Lewis Otis correre verso il caffè. Sipsy e Onsel arrivarono dalla cucina proprio mentre Biddy spalancava la porta e gridava: «È il tuo ragazzo, è stato investito dal treno!» Il cuore di Iggy si fermò per un istante. Sipsy si portò le mani alla bocca: «Oh, Signore Gesù!» Iggy si rivolse a Onsel: «Fa restare Ruth nel retro», disse, e si precipitò ai binari. Quando vi arrivò, il ragazzo di appena 6 anni era sdraiato sulla schiena con gli occhi spalancati e fissava il gruppo di persone che lo guardavano dall'alto piene di orrore.
Quando si accorse di lei, le sorrise e anche lei fece per sorridergli, pensando che stesse bene. Poi vide il braccio a terra in una pozza di sangue, a 1,5 metri di distanza. Big George, che al momento dell'incidente si trovava fuori sul retro del caffè, intento come sempre a cuocere carni sulla griglia, li raggiunse di corsa e vide il sangue insieme a Iggy. Raccolse il ragazzo e lo trasportò veloce come il vento verso la casa del dottor Headley. Onsel, in piedi sulla porta, stava bloccando la strada a Ruth. No, signorina Ruth, non può uscire, deve restare qui, tesoro. Ruth era spaventata e confusa. Che cosa è successo? Si tratta del bambino. Onsel la portò al divano, la fece sedere, le strinse forte le mani. Zitta, tesoro, tutto quello che deve fare adesso è aspettare, vedrà che andrà tutto bene. Ruth era terrorizzata. Ma che cosa è successo? Sipsi era rimasta nel caffè e stava agitando un dito in direzione del soffitto. Non fare questo, signore! Non fare questo alla signorina Iggy e alla signorina Ruth! Non puoi! Mi hai sentito, Dio? Non puoi farlo! Iggy seguì Big George e mentre correvano tutti e due gridavano a perdifiato: Dottor Hadley! Dottor Hadley! E questo benché la casa fosse a 3 isolati di distanza. La moglie del dottore Margaret fu la prima a udirli e uscì sotto il portico. Li vide quando svoltarono l'angolo e chiamò a gran voce il marito. Vieni subito! C'è Iggy con Buddy Junior! Il dottor Hadley si alzò dal tavolo e andò loro incontro sul marciapiede, con il tovagliolo ancora in mano. Quando vide il sangue sgorgare dal braccio del ragazzo, lasciò cadere il tovagliolo e disse: Salite in macchina, dobbiamo portarlo a Birmingham, avrà bisogno di trasfusioni. Mentre raggiungeva la vecchia Dodge, disse alla moglie di telefonare all'ospedale per avvertire che stavano arrivando. Lei tornò in casa e Big George, che ormai era completamente coperto di sangue, salì sul sedile posteriore con il ragazzo tra le braccia. Iggy prese posto davanti e gli parlò per tutto il percorso, raccontandogli storie per tenerlo tranquillo, anche se le tremavano le gambe. Quando arrivarono al pronto soccorso, l'infermiera e l'assistente li aspettavano sulla porta. Stavano entrando quando l'infermiera disse a Iggy: Mi dispiace, ma il signore deve attendere fuori, questo è un ospedale di bianchi. Il ragazzo, che non aveva ancora pronunciato una parola, continuò a guardare Big George mentre lo portavano lungo il corridoio, finché girarono dietro un angolo e Big George non si vide più. Ancora coperto di sangue, Big George si sedette fuori sul muretto di mattoni, si prese la testa fra le mani e aspettò. Gli passarono accanto due ragazzi foruncolosi e uno lo indicò con disprezzo. Guarda, un altro negro che si è fatto accoltellare in una rissa. E il secondo ragazzo. È meglio che tu vada a farti medicare all'ospedale dei negri. Ehi tu, mi senti? Il suo amico, che aveva un occhio strabico e una finestra al posto di uno dei due incisivi interiori, si tirò sui pantaloni e continuò lungo la sua strada. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 24 giugno 1936. Tragedia davanti al caffè. Sono dolente di informarvi che il ragazzo di Iggy e Ruth ha perduto un braccio la settimana scorsa mentre giocava sui binari davanti al caffè. Stava correndo di fianco al treno quando è scivolato, cadendo sulla rotaia. Secondo il macchinista Barney Cross, il treno viaggiava a 60 km all'ora. Il ragazzo è ancora ricoverato nell'ospedale di Birmingham e benché abbia perduto molto sangue sta bene e presto tornerà a casa. Con questo fanno un piede, un braccio e un dito indice che abbiamo perduto quest'anno a Whistle Stop. Senza contare l'uomo di colore rimasto ucciso. Tutto questo dovrebbe dirci qualcosa, e cioè che in futuro dobbiamo stare più attenti. Siamo stanchi di vedere i nostri cari perdere membra e altre cose sotto i treni, e io per prima sono stanca di doverne dare notizia. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 23 febbraio 1986. La signora Threadgood stava gustando il burro di arachidi che Evelyn le aveva portato e che le aveva fatto tornare in mente il periodo preferito della sua vita, quando tutti i treni passavano davanti a casa sua. Ma a Evelyn era rimasta in mente una cosa che lei le aveva raccontato la settimana prima e la curiosità ebbe il sopravvento. Signora Threadgood, ha detto che Iggy e Ruth avevano un bambino? Sì, Stamp, Moncherino. Si chiamava e non si era mai visto un ragazzo più maturo, anche quando perse il braccio. Perse un braccio? E come? Scivolò sotto un treno, il braccio gli fu tranciato proprio sopra il gomito. Il suo vero nome era Buddy Threadgood Jr., ma lo chiamavamo tutti Stamp per via del Moncherino. Cleo e io andammo a trovarlo in ospedale. Si comportò con molto coraggio, non piangeva, non compativa a se stesso, ma sa, era stata Iggy ad allevarlo in quel modo, a insegnargli a essere forte, a superare i brutti momenti.
E.G. andò da un suo amico che scolpiva le lapidi e gliene commissionò una piccola piccola con soprascritto: Qui giace il braccio di Buddy Junior, 1929-1936. Addio, amico mio. La piantò nell'erba dietro il caffè e quando Buddy tornò a casa lo portò in giardino e decisero di organizzare un funerale per il braccio. Vennero tutti, Onzel e i figli di Big George, Artis e Jasper, il piccolo Willy Boy e Naughty Bird, e anche i figli dei vicini. Iggy invitò anche uno scout perché suonasse la tromba. Iggy fu la prima a chiamarlo Stump e a Ruth per poco non venne un colpo perché secondo lei era una vera cattiveria. Ma Iggy disse che era la soluzione migliore perché in questo modo nessuno gli avrebbe affibbiato il nomignolo a sua insaputa. Tanto valeva che il ragazzo affrontasse il fatto di avere un braccio in meno, così non si sarebbe offeso se qualcuno glielo avesse fatto notare. E aveva ragione, perché non ho mai visto nessuno cavarsela tanto bene con un braccio solo. Buddy sparava, andava a caccia e a pesca e faceva tutto quello che voleva. In tutta Whistle Stop non c'era nessuno che avesse una mira migliore della sua. Quando al caffè arrivava un cliente nuovo, Iggy lo chiamava e gli faceva raccontare di quando era andata a pesca di pesce gatti sul fiume Warrior. Quando lui si era infervorato nel racconto, Iggy lo interrompeva chiedendo: Quanto era grande quel pesce gatto, Stump? E lui tendeva un braccio, come fanno i pescatori per mostrare quanto è lungo un pesce, e diceva: Almeno così. Iggy e Stump ridevano dell'espressione che si dipingeva sulla faccia della gente quando cercava di capire quanto fosse stato lungo quel pesce. Naturalmente il ragazzo non era un santo e aveva il suo caratterino, come tutti i suoi coetanei. Ma l'unica volta in vita sua che lo abbia sentito lagnarsi o arrabbiarsi fu un pomeriggio di Natale. Eravamo tutti seduti intorno a Iggy a bere caffè e a mangiare una crostata di frutta, quando lui, all'improvviso, cominciò a comportarsi come un matto, mettendo a soqquadro tutti i suoi giocattoli. Ruth e Iggy andarono nella stanza sul retro dove si trovava Buddy, e in men che non si dica, Iggy gli aveva infilato il cappotto e lo aveva portato fuori. Ruth, preoccupatissima, li rincorse per sapere dove stessero andando, ma Iggy le rispose che non era niente di importante e che sarebbero rincasati di lì a poco. Tornarono infatti dopo un'ora. Stump stava ridendo ed era di ottimo umore. Anni più tardi, un giorno che era venuto a tagliarmi l'erba in giardino, lo chiamai sotto il portico e gli offrii un bicchiere di tè freddo. Stump, gli dissi, ti ricordi quel Natale quando ti arrabbiasti e distruggesti le costruzioni che Cleo e io ti avevamo regalato? Lui rise e rispose, oh, zia Ninni, perché era così che mi chiamava. Certo che me lo ricordo. Dove ti portò Iggy quel pomeriggio? Gli domandai. E lui: Non posso dirtelo, zia Ninni, ho promesso che non l'avrei mai detto a nessuno. Così non l'ho mai saputo, ma Iggy doveva avergli detto qualcosa perché da quel giorno non si preoccupò più del braccio monco. Nel 1946 vinse la gara di caccia al fagiano e lo sa lei quanto è difficile sparare a un fagiano? Evelyn rispose di no, che non lo sapeva. Glielo dico io allora, bisogna colpirli esattamente in mezzo agli occhi e hanno la testa non più grande del mio pugno, ce ne vuole di mira, no? Riusciva anche a praticare tutti gli sport, non permise mai a quel braccio di ostacolarlo in alcun modo. E quanto era dolce! Al mondo non esisteva un ragazzo più dolce di lui. Naturalmente Ruth era una brava madre e lui l'adorava. Tutti noi l'adoravamo. Ma Stump e Iggy avevano un rapporto speciale. Se ne andavano a caccia o a pesca da soli e restavano via tutta la giornata. Amavano molto stare insieme. Un pomeriggio ricordo che Stump si era rovinato i pantaloni, infilando in tasca una fetta di torta di noci, e Ruth lo stava sgridando, ma Iggy la trovò la cosa più buffa del mondo. Iggy però sapeva anche essere severa con lui. Fu lei a gettarlo nel fiume quando aveva 5 anni per insegnargli a nuotare. Ma le dirò una cosa, Stump non maltrattò mai la madre come fanno certi bambini, almeno non osava farlo quando c'era Iggy nei paraggi, lei non glielo avrebbe permesso. No, signore, Buddy rispettava sua madre, non come Artis, il figlio di Onzel. Con quello non si poteva ragionare, non crede? Capita anche nelle migliori famiglie, rispose Evelyn, e notò che la signora Threadgood si era infilata il vestito rovescio. Whistle Stop, Alabama, Natale 1937. Quasi tutti per Natale avevano ricevuto una pistola giocattolo e quasi tutti nel pomeriggio si erano riuniti nel giardino del dottor Hadley per una gara di tiro. L'aria era greve dell'odore di zolfo delle capsule che scoppiettavano nell'aria fredda ormai da ore. Tutti quanti erano rimasti uccisi almeno un centinaio di volte. Bang, bang, bang! Sei morto! Bang, bang! Ah, mi hai colpito! Muoio! Dwayne Kilgore, 8 anni, si premette le mani contro il petto, cadde a terra e impiegò 3 minuti a morire. Quando ebbe esalato l'ultimo respiro, balzò in piedi,
Srotolò un'altra fila di capsule e si affrettò a ricaricare l'arma. Stump Threadgood arrivò in ritardo alla gara. Aveva appena finito il suo pranzo di Natale al caffè con la famiglia e Smokey Lonesome. Arrivò correndo a rotta di collo. Era il momento giusto perché tutti avevano le pistole cariche ed erano pronti a sparare. Lui si nascose dietro un albero e mirò a Vernon Hadley. Bang, bang! Vernon, nascosto dietro un cespuglio, saltò su gridando: Mi hai mancato, schifoso parassita! Stump, che aveva sparato tutte le sue capsule, stava ricaricando quando Bobby Lee Scroggins, un ragazzo più grande, gli piombò addosso e lo crivellò di colpi. Bang, 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 ti ho beccato! E prima che potesse rendersene conto, Stump era morto. Ma Stump sapeva stare al gioco. Tentò di nuovo di ricaricare l'arma, ma nel frattempo rimase ucciso più volte, ripetutamente. Peggy Hadley, la sorella minore di Vernon, che frequentava la stessa classe di Stump, uscì tutta avvolta nel suo nuovo cappotto marrone con la sua nuova bambola sotto il braccio e si sedette sui gradini a guardare. All'improvviso non fu più tanto divertente restare ucciso in continuazione e Stump tentò disperatamente di colpire qualcuno, ma erano in troppi e lui non era in grado di ricaricare la pistola abbastanza in fretta per rispondere al fuoco. Bang, bang, bang! Ucciso di nuovo! Per nulla al mondo si sarebbe arreso. Corse alla disperata dietro una grande quercia che stava nel mezzo del giardino, perché da lì avrebbe potuto sparare e poi cercare protezione dietro il tronco. Aveva già ucciso Dwayne e stava cercando di fredare Vernon quando Bobby Lee balzò fuori da dietro un mucchio di mattoni. Stump si girò, ma era troppo tardi. Bobby Lee gli stava puntando due pistole e sparò contemporaneamente con entrambe. Bang, 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 bang! Sei morto! Gridò Bobby Lee. Sei morto due volte! Muori! Stump si vide costretto a morire davanti a Peggy. Fu una morte rapida e silenziosa. Subito dopo si alzò e disse: Devo andare a casa a prendere altre cartucce, torno subito. Ne aveva in quantità di capsule, ma avrebbe voluto morire davvero. Peggy lo aveva visto restare ucciso a ripetizione. Dopo che se ne fu andato, Peggy si alzò e rimproverò il fratello. Non è giusto, il povero Stump ha solo un braccio. Vado a dirlo alla mamma, Vernon. Stump entrò in camera sua, buttò la pistola per terra e prese a calci il trenino elettrico, mandandolo a sbattere contro la parete. Non si era mai sentito tanto umiliato e pianse calde lacrime di frustrazione. Quando Ruth e Iggy tornarono, stava prendendo a calci anche le costruzioni. Nel vederle si mise a piangere e gridare nello stesso tempo: Non posso fare nulla con questo! E cominciò a colpire il moncherino. Ruth lo afferrò per il braccio sano. Che cosa ti prende, tesoro? Cosa è successo? Tutti quanti usano due pistole, tranne me. Non riuscirò mai a batterli. Hanno passato il pomeriggio a uccidermi. Ma chi? Dwayne, Vernon e Bobby Lee Scroggins. Oh, tesoro, mormorò Ruth affranta. Sapeva che prima o poi quel giorno sarebbe venuto, ma adesso non sapeva cosa dire. Come poteva aiutarlo? Come si può spiegare a un ragazzino di 7 anni che certe cose non hanno importanza? Guardò Iggy, in cerca di aiuto. Iggy fissò il ragazzo per un intero minuto, poi prese il cappotto, fece alzare Stump dal letto, gli infilò la giacca e lo portò fuori alla macchina. Adesso tu vieni con me. Dove andiamo? Lo vedrai quando saremo arrivati. Lui rimase seduto in silenzio mentre lei guidava lungo la strada che costeggiava il fiume. Quando arrivarono all'insegna con la scritta Club della Pesca Wagon Wheel, Iggy svoltò e ben presto giunsero a un cancello fiancheggiato da due grandi ruote di carro. Iggy scese, aprì i battenti e la macchina entrò, fermandosi davanti a una baracca in riva al fiume. Iggy suonò il clacson e una donna dai capelli rossi aprì la porta. Iggy disse a Stump di restare in macchina, smontò e andò a parlare con la donna. Il cane di casa sembrava impazzito di gioia nel vederla e continuava a saltare su e giù abbaiando. Iggy parlò per qualche minuto, poi la donna sparì per tornare subito dopo con una palla di gomma. Il cagnolino saltava come un forsennato. Iggy scese dal portico e disse: Vieni, Lady, vieni, piccolina! E lanciò la palla in aria. Il bastardino spiccò un balzo di almeno 1 metro e acchiappò la palla al volo. Poi corse da Iggy e gliela depose ai piedi. Allora Iggy lanciò la palla contro il muro della casa e il cagnolino l'afferrò di nuovo tra i denti. Solo allora Stump si accorse che la bestiola non aveva che 3 zampe. Il cane saltò e rincorse la palla per una decina di minuti senza mai perdere l'equilibrio. Dopo un po' Iggy lo riportò in casa ed entrò per salutare la donna dai capelli rossi. Tornò alla macchina e percorsero una stradina che scendeva fino al fiume.
Voglio chiederti qualcosa, Stamp. Sì? Non ti sembrava che quel cane si stesse divertendo? Sì. Non ti sembrava felice di essere vivo? Sì. Aveva l'aria di uno che si fa pena da solo? No. Tu sei come un figlio, io ti amo al di là di ogni cosa, lo sai, vero? Sì. Ma devi sapere anche un'altra cosa, Stamp. Soffro da matti al pensiero che quest'oggi tu non abbia avuto più buon senso di quel cagnolino. Stamp abbassò gli occhi. Sì. Quindi non voglio più sentir parlare di quello che puoi o non puoi fare, d'accordo? D'accordo. Iggy aprì lo scomparto portaoggetti e prelevò una bottiglia di whisky. La settimana prossima tuo zio Julian ed io ti vogliamo insegnare a sparare con un fucile vero. Sul serio? Certo. Iggy stappò la bottiglia e beve un sorso a canna. Diventerai il migliore di tutto lo stato e fa solo che uno di quelli provi a essere più bravo di te in qualcosa. Coraggio, bevi un sorso. Stamp sgranò gli occhi. Posso? Puoi, ma non dirlo a tua madre. Faremo rimpiangere a quei ragazzi di essere venuti al mondo. Stamp beve un sorso e cercò di comportarsi in maniera normale, anche se gli era sembrato di assaggiare benzina in fiamme. Poi disse: Chi era quella donna? Una mia amica. Sei già stata qui, vero? Qualche volta, ma non dirlo a tua madre. Va bene, zia Igi, non glielo dirò.